Salve a tutti e benvenuti a questo 18° vloggone di Stroncando l'Orrore. Bestia che caldo. Comunque inizierei esprimendo la mia personale opinione su un fatto che sta scuotendo il mondo, ovvero l'approvazione e la legalizzazione negli Stati Uniti dei matrimoni tra persone appartenenti allo stesso sesso. Lo trovo vergognoso, come trovo vergognosi i gay pride e tutte quelle manifestazioni. Gente, siamo nel 2015 e ancora stiamo parlando di queste cose, ve ne rendete conto? Cioè, persone normalissime che devono lottare per la parità dei diritti. Uomini e donne continuamente messi sotto accuse ridicole per via di una loro preferenza personale. Io odio i carciofi. Da domani tutti gli amanti dei carciofi verranno considerati cittadini di serie B. Beh, come vi suona questo provvedimento? Stupido, vero? Allora, perché diavolo esistono ancora certe distinzioni? No, tu sei un uomo a cui piacciono altri uomini. Per cortesia, non ti avvicinare troppo, che non vorrei diventare come te. E poi non vorrei che la gente pensasse chissà che cosa. E non mi toccare, chissà dove hai messo quelle mani prima. Perché? Tu dove le hai messe le mani? Per questo non trovo ragione di applaudire o di sventolare una bella bandiera arcobaleno, anzi, trovo che sia una vergogna. L'unica cosa che mi viene in mente è: era ora, perché ci avete messo tutto questo tempo? Cosa stai scrivendo? Una diagnosi. Ah, e? Lei è un misantropo. Chi io? Diagnosi bocciata. Cosa ne pensa dell'umanità? Fa schifo? Misantropo. Buffone. Ma passiamo a un argomento più affine alle tematiche di Stroncando l'Orrore. Musaragnas. Non troppo tempo fa mi sono visto questo thriller psicologico spagnolo e devo dire che sono rimasto piacevolmente impressionato. Pochissimi attori, una sola location, una situazione particolare e tanta, tanta follia. È un film che in molti passaggi si avvicina a Misery non deve morire e che, a dir la verità, in tantissimi punti rischia di cascare nel deludente. Il fatto è che rischia, sì, ma non lo fa, e gran parte del merito va all'attrice protagonista, Macarena Gomez, perché riesce a portare sullo schermo un'interpretazione magistrale nonostante la complessità del suo personaggio. Macarena! Sì. Comunque sia, senza di lei, Musaragnas risulterebbe un po' più caotico e lento di quanto non sia. Attenzione però, non è un film per tutti. Se cercate, non so, azione, sparatorie, battute spassose o mostracci orribili, non tenetelo nemmeno in considerazione. Per il resto, beh, se ha vinto un Goya Award e ha rischiato di ripetere il successo entrando in nomination per altri due premi, una ragione ci sarà. Penso di essermi preso abbastanza spazio, lascio dunque la parola a voi con Ascream. Non posso avere una normalissima sigletta come tutti gli altri. Partiamo dalle tre domande di Digimon Forever. Hai mai visto The Worst Horror Movie Ever Made? Se non lo conosci, sì, si chiama proprio così. Sì, l'ho visto assieme a qualche altro film di Beelzebub e mi pare di averlo già accennato in un qualche altro vlog. Comunque, cosa ne penso? Che qualunque cosa tenti di essere è inclassificabile, se vuole essere una commedia, se vuole essere un horror, uno splatter. Che ne pensi di Final Fantasy? Apprezzi di più i primi, quelli intermedi o gli ultimi? Argomento a me molto caro. Sono cresciuto coi Final Fantasy e ho giocato tutti i capitoli dal primo al dodicesimo, escluso l'11 che era solo online e compreso il Tactics. Con i Final Fantasy vale una regola: il tuo preferito è il primo sul quale posi le zampe. E infatti il mio favorito in assoluto è il 7, che avrò finito al 1000% almeno 15-16 volte. Il sesto capitolo però, in fatto di trama, lo supera di un filo. Poi dopo mi è piaciuto un casino il sistema dei jobs nel Tactics e nel 5. Se stiamo ad elencare tutto quello che apprezzo di questa serie, facciamo notte. Final Fantasy 9 invece non l'ho gradito tantissimo, a dire il vero. Il 10 invece mi è piaciuto, ma è stato come giocare a qualcosa di totalmente diverso. Infine il 12. A me è piaciuto, basta far finta che non sia un Final Fantasy, altrimenti è una delusione. Rimanendo in tema, che ne pensi della serie di Dragon Quest e Bravely Default? Dei Dragon Quest ho giocato solo al 7° o l'8° capitolo, molto carini, invece con Bravely Default non ho mai avuto il piacere. Altri RPG alla giapponese che ho adorato alla follia sono Jensou Suikoden 2, noto anche come Suikoden 2, Breath of Fire 3 e Breath of Fire 4, semplicemente immensi. Quindi passiamo a una domanda che mi viene posta spesso, questa volta da Evany Gray. Come trovi film per le stroncature? Te li consigliano o fai ricerche per conto tuo? Beh, direi entrambe le cose e qualcosa di più. Infatti, o li conosco già, oppure me li consigliano, e me li consigliate anche voi, o ancora magari con qualche piccola ricerca su forum attinenti al tema, classifiche e siti dedicati.
Beh, capita anche che me li ritrovo casualmente sotto il naso, magari attirato dalla becerosità del titolo, della locandina, del cast o del regista, come è accaduto per il prossimo film che stroncherò. Sir Zaino chiede: cosa ne pensi della trilogia dell'Apocalisse di Carpenter? Qual è il tuo capitolo preferito? Premettendo che adoro Carpenter e Lovecraft, io adoro la trilogia dell'Apocalisse di Carpenter e considera che La Cosa è uno dei miei film preferiti in assoluto e Il seme della follia, secondo sempre il mio modesto parere, è uno dei migliori horror degli ultimi 25 anni. Il Signore del Male, invece, non mi ha mai fatto impazzire, detta come va detta. Non è bruttissimo, ma è lontano anni luce dagli altri due. Infine, la domanda di Davi Fava. Quali sono secondo te i tre elementi principali che deve un buon film horror? Non so, è come se in questa domanda mancasse qualcosa. Bene, prendi nota. Un buon horror deve catapultare lo spettatore dentro il film consentendogli di identificarsi con uno dei protagonisti, giocare con le emozioni dello spettatore stressandolo psicologicamente con effetti sonori, tensione e disagio, ed essere imprevedibile. A conti fatti, un buon horror deve essere coinvolgente, privo di stereotipi, non deve puntare solo ed esclusivamente sui jumpscares per inquietare il pubblico, deve avere dei personaggi carismatici, credibili e una storia che ti coglie di sorpresa in più punti, senza esagerare. Quando è uscita, La Cosa incorporava tutti questi elementi, oggi invece la gente si accontenta di quello che sforna James Wan. Bene, chiudiamo anche la Scream di oggi. Vi ricordo che potete chiedermi qualsiasi cosa vi passi per la testa scrivendo un commento qui sotto questo video sulla pagina Facebook di Stroncando l'Orrore. Ricordate solamente di precedere l'intervento con l'hashtag #AScream. Passiamo agli indizi! Non ce l'ha una sigla questa rubrica! L'ultima volta dovevate indovinare Blabberella di Uwiball. L'indizio era molto pigro, se mi passate il termine. Ambiente nazista, gente raccolta per un discorso di Adolf Hitler, è una parola da comporre aggiungendo solo le consonanti. Blabberella. Poi, sulla pagina Facebook avevo specificato che si trattava di una commedia tedesca, dettaglio che poteva essere di grandissimo aiuto, e infatti complimenti a Lorenzo Giacomello per aver indovinato. Bam! Marchiato a sangue sterco sulla sacra pergamena dei cioffecofili incalliti. E voi che non avete ancora raggiunto questo immenso onore, non disperate e provate a indovinare in anteprima il titolo del prossimo film che stroncherò. Quindi ci vediamo fra 7 giorni e ciao!